bentornato con un nuovo appuntamento col paranormale. Prima di cominciare ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina delle notifiche, questo in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Degli strani fenomeni paranormali accadono in questo garage. Il proprietario, di nome Antonio, decide di filmare tutto con una telecamera per dimostrare che ciò che vede è realtà e non finzione. Ciò che riprende lo lascia senza parole. Questo è ciò che è stato filmato. Vi è mai capitato di scattarvi una foto e di notare che sullo sfondo c'era qualcosa di strano? Beh, questo è ciò che è capitato a questa donna. Dopo essersi scattata alcune foto, nota che su una foto c'è qualcosa di terrificante sullo sfondo, di cui non si era accorta minimamente. Questo è ciò che è stato catturato dalla fotocamera. Questa foto è stata scattata durante una veglia funebre. Sembra non ci sia nulla di strano, a parte questa sagoma oscura, che prima lì non c'era, ma viene catturata dalla macchina fotografica. Alcuni esploratori urbani entrano in un edificio abbandonato e mentre ispezionano alcuni bagni dell'edificio, si accorgono di non essere soli. Ciò che riprendono è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato filmato. Aquí hay otro camino, podemos ir. Otro baño. Imagino que este baño de hombre, ¿no? Porque en realidad no se va.
Sembra che a un certo punto qualcuno stia spiando gli esploratori. Tutta la troupe si accorge di quella strana creatura e riesce subito ad inquadrarlo, almeno per pochi secondi. Dopodiché decidono di continuare l'esplorazione. Ma la cosa non finisce lì. Qualcos'altro di oscuro si nasconde in quel luogo. Sicuro? Tiene una reja. L'ultimo filmato mostra l'apparizione di un vero e proprio spirito. L'entità si manifesterebbe in questo magazzino, spaventando quasi ogni notte il proprietario che ha deciso di realizzare questo filmato. Ciò che l'uomo riprende è davvero terrificante. Questo è ciò che è stato filmato. Video davvero spaventoso. Devo dire che questo è quello che mi è piaciuto di più. Fatemi sapere, ragazzi, nei commenti quale di questi filmati vi ha spaventato di più. Io vi saluto, ragazzi, e come al solito ci rivediamo alla prossima. Ciao.